Un'altra giornata sprecata, chiuso in questa torre solitaria. Io, Malek, il potente mago della montagna di pietra, tenuto prigioniero dal ricordo di colei che amo. Ah, bellissima Tila. Quanto tempo ho atteso di rivederti e farti mia sposa. Ma tu mi hai rifiutato, preferendo il comando della Guardia Reale al diventare mia moglie. Non è giusto, con la mia magia posso avere tutto eccetto una cosa: l'amore della bella Tila. Malek, c'è qualcosa che non va. Karin, non ti ho mandata a chiamare. Ho sentito un rumore, credevo ti occorresse aiuto. Come vedi, non mi occorre nulla. Ora lasciami, la tua lezione di magia la faremo più tardi. Va bene, Malek. Se solo potessi ancora rivedere Tila, ma sono certo che mi rifiuterebbe come la prima volta. Eppure, vorrei tanto che fosse mia. Non c'è prezzo che non pagherei pur di trasformare in realtà questo mio sogno. Saluta a te, giovane Malek! Chi sei tu? Il mio nome è Locus e sono un messaggero inviato dal mio padrone. Dimmi, qual è il nome di questo tuo padrone? Cosa ti importa sapere il suo nome? L'unica cosa importante è che lui conosce quelli che sono i tuoi sentimenti verso Tila e può aiutarti a farla tua. Dici davvero? E in che modo? Per ottenere ciò devi pagare un equo compenso e sappi che il prezzo sarà alto, molto alto. Pagherò qualsiasi cifra. Bene, in questo caso siamo d'accordo. D'accordo? Che cosa significa? Solo una piccola formalità per suggellare il nostro accordo e ora mettiamoci al lavoro. Fermo! Che stai facendo? Perché hai distrutto la diga? È stabilito nel nostro patto, Malek, il patto che tu hai appena accettato. Non era nei patti che tu distruggessi il raccolto di quella gente. Perciò ti ordino di smetterla o userò la mia magia per fermarti. Considerala un avvertimento, Malek. Da ora in poi sarò io a comandare. Oh, Malek, è come se quella orrenda creatura ti avesse in pugno. Proprio così, orco. Ne ho abbastanza dei tuoi stupidi trucchi. Scusami, Duncan, i miei incantesimi si devono essere incrociati. Pirulì, pirulì, panotte, pin, pin, pan, zin, zin. E così ti si sono incrociati gli incantesimi, eh? Adesso ti faccio vedere no, no, io. No, 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 aspetta, aspetta, ora sistemo tutto io. Sgnacchete, sgnacchete, pipì. Ehi, cosa sta succedendo? Che sta succedendo? Solo una tempesta di neve nel mio laboratorio, ecco che cosa succede. Oh, ho capito dove ho sbagliato, pim 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 pato. Senti, questo bel trucco tienilo per le calde giornate d'estate. Ora devo vedere Tila per la mia lezione di lotta. Beh, credo che me ne andrò anch'io. Come al solito toccherà a me pulire tutto, non è vero? Ti offri tu, grazie. In guardia, Marrano, sguaina la spada. Difenditi, perché non avrò alcuna pietà di te. Ehi, dico, ma che intenzioni hai? Oh, su, andiamo, Adam. Sto solo cercando di rendere la nostra lezione più interessante. Ma a che cosa servono queste lezioni? Non sei tu che mi devi proteggere. Se tu sapessi cavartela da solo, Adam, non avresti bisogno di me come guardia del corpo. Non c'è bisogno di trucchi per diventare abili, Adam. Devi solo usare di più la tua testa. Oh. Soltanto tu potevi fare un'apparizione come questa, Ramman. Sapete com'è? Cerco sempre di dare una buona impressione di me. A questo punto considero la lezione finita. Evviva! Vieni, Ramen, andiamo a mangiare un boccone alla cucina del palazzo. Chi sei? Perdona la mia improvvisa intrusione, Capitano Tila, ma devo parlarti subito. Certo, qual è il tuo nome?
Mi chiamo Locus, sono un contadino di Artanna, o per meglio dire lo ero fino a quando Malek, il mago della montagna di pietra, non ha distrutto il mio raccolto e quello degli altri. Malek, non ci credo, non è possibile. Eppure è così, tutti noi siamo fuggiti. Quel demonio con un gesto magico ha fatto esplodere la montagna di roccia, distruggendo il nostro raccolto e spazzando via il villaggio. Non può essere opera di Malek, non userebbe mai i suoi poteri per distruggere. Ma c'è un'altra cosa che non ti ho detto. Ha distrutto la diga a causa della sua solitudine e del suo amore per te. Scusami. La trappola è pronta a scattare. E molto presto sia Malek che Tila saranno in mano mia. Ehi, Adam, perché Kringer non si alza e non viene a sedersi a tavola con noi? Su, Kringer, non ti va di mangiare? Non devi far altro che chiederlo. Mi va di mangiare, ma non lo vede. Quello stupido mi sta prendendo in giro. Un giorno o l'altro gliela farò pagare. Ecco. Adam. Eh? Ci sono dei problemi ad Artanna e sembra che in qualche modo c'entri Malek. Malek? Ma non era tuo fidanzato? Era lui che lo credeva. Bene, Tila, cosa vuoi che facciamo allora? Ho bisogno del tuo aiuto, Ramen. E tu, Adam, per favore, di a mio padre di contattare Imen. Ho bisogno di lui. Non è lo stesso se vengo io. Ti prego, Adam, non è il momento di scherzare. Per la forza di Grayskull! La forza è con me! Mi pare di aver capito che avete bisogno di me. Sono davvero felice di vedervi. Malek, il mago della montagna di pietra, è in pericolo. Malek? Il tuo vecchio fidanzato, vero? Non ti ci mettere anche tu con questa storia. Sei venuto per aiutarci oppure no? Fai strada, capitano. È quell'orribile creatura di Locus il responsabile di tutto questo. Non avrei dovuto ascoltarlo. Ma non appena mi avrà aiutato ad avere Tila, userò la mia magia per rimettere tutto com'era. Malek, ho visto quello che tu e Locus avete fatto. Forse per te sono solo la tua assistente, ma so che Locus è un demonio e devi mandarlo via prima che sia tardi. Karim sa troppo, devo assolutamente toglierla di mezzo. La tua volontà è mia ora, Malek. Devi fare solo quello che io voglio. Pensi che il tuo fidanzato sarà contento di rivederti? Per l'ultima volta. Malek non è stato, non è e non sarà mai il mio fidanzato, chiaro? Aiuto! 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 Per impaurire il mostro! C'è il rischio che ti lasci cadere! Non ti preoccupare, fa come ti ho detto! Ah!
Aprite ali, ve lo comando. Questo sì che è un trucco. Ti ringrazio. Sono molti i poteri che hai. Qual è il tuo nome? Io sono Karin, assistente di Malek. Scusa un momento, ho una cosa in sospeso. Dalle ossa sei venuto e alle ossa tu tornerai. Non c'è niente da dire, ragazzi. Questi sì che sono poteri. Dunque, Karin, mi dicevi che è un demone il responsabile delle azioni di Malek. Sì. Malek esegue qualsiasi ordine di Locus. E tutto questo per amore... per amore di Tira. Oh, no. Pensavo che non ci pensasse più ormai. Scusa, che cosa? Bene. Penso sia meglio dirvi tutto. Prima di diventare capitano della Guardia Reale, ho passato molti mesi a studiare nella città di Wisdom. Fu lì che incontrai Malek. Lui studiava per diventare un maestro di magia. Ho sempre avuto l'impressione che fosse un bravo ragazzo. Una ragazza bella come te merita il più bel vestito che la mia magia possa produrre. In quel periodo aveva ancora qualche problema nel controllare la sua magia. Con il passare del tempo, però, Malek si perfezionò e divenne un grande mago. Ma non si convinse mai che io pensavo a lui semplicemente come a un caro amico. E questa è tutta la storia. Molte donne sarebbero onorate per le attenzioni di Malek. Ti piace o no, credo tu abbia una rivale. Salve! È molto tempo che ti aspetto, Tila. Ah! Mettila giù, capito? Malek, riporta giù subito Tila. Lei è mia, Imen. E se vuoi un consiglio, lascia subito la montagna di pietra. Allora non c'è altra scelta. Malek, quello che fai è ridicolo. C'è qualcosa che non va, amore mio. Tutto non va, non ti rendi conto. Non puoi costringermi a innamorarmi di te, lo capisci, vero? Sarebbe solo finzione la mia. Ma col tempo mi amerai, Tila. Finiamola, ora il tempo a tua disposizione è scaduto, Malek. Ehi, aspetta, aspetta, che sta succedendo? Come ti ho detto, mago, il tempo a tua disposizione è finito. Ora devi pagarmi per averti portato qui, Tila. Cosa significa questo? Cosa devi tu a quell'orrenda creatura? Malek era troppo preso a pensare a te per preoccuparsi di considerare qual era il prezzo per i miei servizi. Insomma, cos'è che vuoi da me? Voglio la tua anima, mago! Cosa? La mia anima? Oh, no! Ma come hai potuto? Come hai potuto fare un patto simile con quell'orrendo mostro? Ora chiamerò il mio padrone e prenderà possesso di voi due! Oh, padrone delle tenebre, signore di tutti i mali, vieni a me! Il tuo servo fedele ti attende! Vieni! Male, eccomi, sono qui per te! Chi osa disturbarmi? Il mio nome è Imen. Imen, finalmente ci incontriamo. E tu? Ora dimmi il tuo nome. Sono il padrone della paura, il signore delle tenebre, il distruttore di ogni speranza. I miei fedeli predicano il male. Io sono il male in persona!
lo fermerò io. Pazzi, pazzi, riuscirete solo a rimandare di poco la mia vittoria finale. Il male avrà il sopravvento su tutti voi. No, non può essere. Non è possibile che tu sia potente quanto me. È incredibile. La tua bontà è uguale al mio potere malefico. Potrei combatterti per anni senza vincerti mai. Da parte mia sono pronto, se credi. Non intendo perdere altro tempo con te. Comunque ti avverto che Malek è mio. No, non voglio che tu prenda la sua anima, spirito del male. In cambio te ne offro una io, una che tu potrai prendere liberamente al posto di quella di Malek, la mia, Karin. La tua anima? Devo dire che non mi è stata mai fatta un'offerta del genere. Io amo Malek e sono disposta a fare qualsiasi cosa per lui, anche a offrirti la mia anima. Così sia, allora. Lascerò libero Malek. E mi prenderò la tua anima. Ah, la mia mano! Dovevo immaginarlo. Ogni anima che viene offerta in cambio di un'altra è sempre piena di quell'amore che io non posso sconfiggere. L'amore è l'unico potere che può distruggermi. La forza dell'amore. Questo è vero amore. Ah! Ah! Sono stato ingannato. Locus! Locus, stupido imbecille! Tutto questo è colpa tua, ricordalo! Ma padrone, io... Faremo i conti più tardi. In quanto a te, Imel, la nostra battaglia non avrà mai fine. A disposizione. Dovremmo cercare di essere amici, non credi, Malek? E così sarà, Imen. La diga è riparata, Tila, ma non so davvero cosa dire riguardo a tutti i problemi che ti ho causato. Guardati intorno e dedica le tue attenzioni a chi le merita molto più di me. Spero che tu non abbia trattato Malek troppo duramente, Tila. Vedi, attualmente c'è qualcuno con cui ho appena lavorato che non mi è del tutto indifferente. E dimmi, è forse qualcuno che conosco? Andiamo a Ramen. Ramen. Sapete una cosa, ragazzi? Quando ci vuole, ci vuole. Nell'avventura di oggi, Malek pensava di poter avere ciò che voleva. Ha scoperto invece che quando si fa del male non ci si può sottrarre alle proprie responsabilità e presto o tardi bisogna risponderne. Fortunatamente per lui, Malek aveva degli amici che l'hanno aiutato a rimediare ai suoi errori. È vero, tutti noi sbagliamo, ma fare qualcosa di sbagliato quando già sappiamo che lo è, non ha proprio senso. Presto o tardi verrà il momento che dovremo renderne conto a qualcuno. Ciao!